Ciao a tutti, ben ritrovati e benvenuti sul mio canale. Sono Angela, una pasticciona in cucina e oggi facciamo l'insalata con pollo croccante. Vi consiglio di seguire bene la preparazione perché il tempo di cottura verrà modificato durante il video. Quindi non mi rimane ora che augurarvi una buona visione. Iniziamo preparando la salsa allo yogurt. Sto utilizzando yogurt greco. Allo yogurt aggiungo un pochino di sale. Il succo di mezzo limone, due cucchiai di olio evo. Un po' di prezzemolo tritato. E la salsa è pronta. Mettiamola in frigorifero. Prepariamo il petto di pollo. Naturalmente già tagliato a fettine, lo andiamo a tagliare a striscioline. Allora, se sono un po' lunghi, divideteli a metà. Petto di pollo pronto, occupiamoci della panatura. Per la panatura vado ad utilizzare delle fette biscottate che avevo all'interno della dispensa, che erano aperte da qualche tempo. Infatti, sentite che sono un po' diciamo vecchiotte. Insieme alle fette biscottate vado ad aggiungere proprio pochissimo sale, diciamo mezzo cucchiaino, ed ora andiamo a tritare. Dopo aver tritato le fette biscottate vado ad aggiungere olio evo. Allora ne mettiamo. Due. E 3 cucchiai. Aggiungo un altro di cucchiaio. Quindi in totale 4 cucchiai. Dopo aver
Ecco l'aspetto che deve avere. Allora, in un piatto vado a mettere la panatura che abbiamo appena preparato. In un altro piatto mettiamo della farina. E in un altro piatto mettiamo due uova. Ed abbiamo tutto pronto. Allora prendiamo un filetto di petto di pollo, lo passiamo prima nella farina, poi nell'uovo, infine qui nella panatura. Farina. Uovo. Panatura. Andate avanti così fino a terminare tutto il pollo. Ed eccoci pronti per la cottura. Cestello della friggitrice ad aria. All'interno non ho messo niente, non c'è olio. Vado a sistemare i filettini di petto di pollo in questo modo. Gli altri li metteremo dopo, quindi ora mi sposto sulla friggitrice per farvi vedere i tempi di cottura. Accendete, portate la temperatura a 200 gradi, dovrebbe già stare a 15 minuti. Sì, ok, quindi 200 gradi per 15 minuti. Quando mancano 8 minuti vado a controllare e secondo me va bene, quindi la cottura va ridotta, quindi non sono 15 minuti ma sono sufficienti 7 minuti. Eccoli qui. I cotti li ho tolti all'interno del cestello, ho messo i restanti da cuocere. Allora riandiamo sulla friggitrice. 200 gradi, 8 minuti, ma basteranno 7 come per gli altri. Ci vediamo dopo. Anzi, no, vi faccio vedere questi che ho già preparato, che ho messo qui in questo piatto. E anche la seconda ed ultima cottura è terminata. Quindi vi faccio un riepilogo, 200 gradi, 8 minuti. Andiamo a comporre la nostra insalata. Per farlo ho già lavato e asciugato una insalata, qui da Roma la chiamiamo la cappuccina, penso che si chiami così in tutta Italia. Allora l'insalata vado ad aggiungere un pochino di sale e un pochino di olio evo. Diamo una girata. Prendiamo il pollo, quello che abbiamo preparato. Andiamo ad aggiungere la nostra insalata.
Mettete la salsa allo yogurt, quello che abbiamo preparato prima. Mettete la nostra bella insalata fresca estiva è pronta. Adesso ve la faccio vedere da vicino. Io già mi sono accomodata. Se il video vi è piaciuto e vi sono stata utile, vi chiedo di lasciarmi un like. Se è la prima volta che capitate qui sul canale, iscrivetevi. Per ricevere le notifiche, cliccate sulla campanellina, quella rossa sotto al video. Gli ingredienti ve li trascrivo nell'info box. A me adesso non rimane che augurare a tutti quanti voi un buon appetito, un bacione, un abbraccio a tutti, ciao ciao e alla prossima ricetta!